Raga, qua ora siamo nel nuovo video. Oggi stiamo. Avete già letto dal titolo. Siamo tornati nella serie di Gatorcraft. Praticamente, non stiamo più in quel mondo perché praticamente sono rientrato nel mondo e non c'era più la casa. Sono spawnato in un posto a caso e ho perso tutto. Guardate, tra poco metterò pure una skin per Gatorcraft. Già ce n'è una nel desktop. Quindi, già andiamo bene. Prima di tutto dobbiamo fare una casa, per fortuna questa serie non è online. Da quanto tempo non faccio serie offline? Alleluia. Poi avete notato che sul canale faccio solo Minecraft perché non ho altri giochi praticamente. Mi sto scaricando Autodad e tantissimi altri. Prima di tutto, ragazzi, guardate che mi faccio. Crafting table. E facciamo così. Poi guardate come faccio. Lo mimetizzo. Così si mimetizza. Mimetizzare un crafting table. Una vera figata. Aspetta, però lo voglio fare un po' più alto. Quindi ragazzi, ecco come mimetizzare un crafting table. Guardate come mettete qua. E non si vede niente, non si vede. Ovviamente qui ci dovete mettere shift. Qua lo dovete nascondere. È fatto. Ora ragazzi, andrò a prendere un po' di legna. Ok ragazzi, abbiamo preso 12 di quercia. Mi sa che dovrebbe bastare tantissimo per fare almeno un pochettino di casa. A parte che sotto la legna è un pochettino più scura, ma vabbè. Questa è tipo una mini base piccoletta. Poi ragazzi, mettete un sacco di mi piace perché è iniziata questa serie da poco tempo. A mano sinistra, io la odio, a mano sinistra è possibile da spostare i blocchi. Che figo. Con questo metti. Vabbè, mi piace, dai. Sì. Nel frattempo, ragazzi, sto espandendo la casa. Possiamo rompere il blocco. Vediamo qui, guardate come è uscita bene. È bellissima. No, è bruttissima. Allora, qui poi. Ok, ragazzi. Praticamente abbiamo fatto la casa troppo piccola. Ma nel frattempo, questa è la nostra casa. Togliamo questo dalla mano sinistra. Usiamo il nostro crafting table mimetizzato. E facciamo degli stick. Stick. Poi facciamo un bellissimo piccone. Piccone. Ok, adesso vado a cercare una bella pietra. La pietra, se non sbaglio, potrebbe essere qui. Eccola, infatti. Ma ci mette tanto. Qua. Trovata. Ok, questa. Dai, rompi. Dai, via, vai. Sì. Ok, ragazzi. Dobbiamo prima. Ok, possiamo andare a fare la continuare la casa. Però è brutto che qua non vedo pecore. Però diciamo, prima sti cavalli a me mi sembravano mucche. Pensate. Ok, il nostro crafting mimetizzato. Utilizziamolo. Facciamo. Dai, io direi un piccone in pietra, così facciamo tutto un po' più veloce. Ok. E poi ragazzi, torniamo e prendiamo la pietra più velocemente. Qua. Ok, due di pietra. Mi sa che ne posso prendere anche 8. 10 di pietra, dai. Non morire. Va bene, ragazzi. Comunque, ragazzi, prima di tutto voglio metterla in pacifica la modalità, perché praticamente non voglio morire i primi giorni di Minecraft e quindi non voglio morire, cioè vabbè. Altri due, faccio la fornace e la spada. Ok,
Comunque in Cartocraft il primo episodio non ci sapevo giocare benissimo, diciamo, ragazzi. E quindi l'ho sempre fatto a caso le cose. E quindi, ragazzi, scrivetemi nei commenti che cosa potrei fare, tipo pixel art, cose così. E a me mi andrebbe bene. Ok, qua ci mettiamo questo. Poi la cesta non la possiamo fare, ma adesso la faremo. Aspettate un attimo. Allora, faccio la cesta e concludo l'episodio, anche se non ho fatto niente. Il prossimo episodio mi sa che faremo. Penso che faremo la miniera. Andiamo. 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 Ok, ragazzi. No. Ok. Abbiamo fatto anche una bellissima cesta. Allora, se vi è piaciuto il video, mi piace. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi.